Ciao a tutti ragazzi, come sempre un saluto da Eric, il vostro Barbaro, ed eccoci tornati per un altro episodio di gameplay dello strategico Warhammer 40.000 Armageddon. Allora, nel video di prima, video precedente, abbiamo fatto la missione di addestramento mentre un enorme reietto spaziale si avvicina al pianeta industriale di Armageddon. Io ho fatto saltare una missione di addestramento che era abbastanza banale e inutile e adesso stiamo per entrare nella terza missione del gioco. Quello che è successo in sostanza è che mentre il commissario Yarrick, questo signore che vedete su un carro armato, si sta preparando ad affrontare una possibile minaccia di vita aliena che si trova su questo enorme reietto spaziale, il governatore di questo pianeta industriale, per motivi politici, ovvero per non rischiare che abbia troppo comando la legione di guardia imperiale che si trova sul pianeta, decide di far finta che non ci sia niente di pericoloso su questo enorme relitto. Il commissario Yarrick non è della stessa idea, i rapporti primari suggeriscono che sia meglio andare sul tranquillo e di conseguenza ci prende e ci va a fare un po' di missioni di addestramento. Quindi noi carichiamo salvataggio e andiamo avanti con un'altra delle nostre missioni mentre l'enorme relitto si avvicina sempre di più al pianeta. Quindi speriamo di essere pronti ad affrontare la eventuale minaccia quando sarà il momento. Carichiamo il save della nostra campagna e via. Allora, eccoci nella mappa di gioco e vediamo un po'. Il nostro obiettivo sarà quello di catturare questi tre punti e poi questo ponte. È abbastanza complicato perché qua ci sono delle posizioni decisamente trincerate. Un forte, delle trincee, un altro forte e dei palazzi. Qui dovrò combattere veramente parecchio e l'accesso arriva da questi punti. In questo ponte qua, beh, mi potrà convenire prendere una forza di accerchiamento e far arrivare da qua. Diamo un'occhiata. Questa missione posso cominciare ad acquistare nuove unità e a disporre come voglio. Allora, ho anche già delle unità che mi vengono fornite per questa missione. Questo qui mi sembra proprio che sia il primo nemico che vediamo. Non è bello perché questo è un'unità anticarro decisamente potente. Qui invece ho delle altre unità più leggere che queste sono mie. Allora, andiamo a vedere un po'. Di qui tra l'altro non posso andare a mettere in campo nessuna unità delle mie, soltanto queste qui, quindi dovranno occuparsi loro di cercare di attaccare questa unità corazzata. Allora, andiamo a vedere un po' che cosa mi posso permettere. Qui ho le unità che mi sono portato dietro dalle missioni precedenti, quindi l'icona del teschiato che vedete qui mi dice che hanno un pochino di esperienza e andiamo a vedere. Allora, fanteria, direi che la fanteria la possiamo piazzare qui bella al riparo, e la squadra di fanteria mandiamo anche di qua. Unità di ricognizione Sentinel da questa parte, unità Sentinel che sono molto veloci, mi permettono di vedere molto oltre alle zone di oscurità che sono quelle che le mie unità ancora non vedono. Ogni unità ha una certa quantità di esagoni che può riuscire a vedere oltre alla propria posizione. Sentinel vedono parecchio lontano perché sono unità di esplorazione. Unità di esplorazione che hanno anche un pochino di abilità anticarro, seppur molto ridotta. Allora, poi tu di abilità anticarro, qua ce n'è già una di unità che mi viene fornita durante la missione. Un'altra mia unità la metto qua. Ho 3812 punti risorse che posso investire. Vediamo un po' che cosa posso prendermi. Allora, intanto, perché quello scemo del governatore di questo pianeta vuole continuare a far finta che non ci siano problemi e che vada tutto bene nonostante stia arrivando un enorme conglomerato di reliti spaziali che potrebbe portare su un'enorme minaccia? I motivi sono politici. Il commissario Yarrick che ci sta guidando è una figura che è un eroe di guerra ritirato su questo pianeta. Già vi dico che per riuscire ad andare sostanzialmente in pensione dalla Guardia Imperiale bisogna essere veramente degli individui eccezionali, perché il motto della Guardia Imperiale è quello di morire per l'imperatore e per l'impero.
In sostanza sono una quantità di gente che viene lanciata quotidianamente nell'enorme tritacarne della guerra. È veramente, veramente raro sopravvivere a vari ingaggi e varie campagne ed è ancora più raro arrivare in pensione. Jarrick è un eroe di guerra, una figura con un forte peso anche politico e questo al governatore del pianeta di Armageddon proprio non piace. Hanno anche visioni decisamente diverse. Inoltre, Yarrick ha il supporto, quantomeno il rispetto, da parte della Legione d'Acciaio, che è un reggimento di guardia imperiale meccanizzato, quindi decisamente ben fornito con parecchi veicoli e mezzi corazzati, e che insomma non è proprio il massimo, contando che invece il governatore dispone di una forza di difesa planetaria, questa sotto il suo comando, che è decisamente meno addestrata e meno equipaggiata della Legione d'Acciaio. Legione d'Acciaio che non risponde direttamente a Yarrick, risponde alle varie amministrazioni imperiali che si occupano di quello che è l'esercito imperiale, ma che ha il suo peso e che politicamente non vuole dare altri vantaggi a Yarrick. Quindi in sostanza è meglio far finta di nulla con una minaccia in arrivo e mantenere il proprio cadreghino che non dire magari passiamo un po' di comando ai militari e vediamo come vanno le cose. Allora, qui il concime mi dice che ho tre unità che posso scegliere, andiamo a vedere che cosa ho a disposizione. Sentinel me ne bastano due. Allora, qui ho uno scout, una salamandra, salamander scout, dispone di un autocannon, cannone automatico e mitragliatrice pesante. Mitragliatrice pesante, in realtà i bolter sono le armi usate dagli Space Marine, che sono dei superumani e super soldati in questa ambientazione, che chiunque di voi sappia qualcosa di Warhammer 40.000 conoscerà già, ma la cosa bella è che viene spacciato come mitragliatore. In realtà, in sostanza, non tira proiettili ma dei mini razzi. Immaginatevi un incrocio come se una calibro 50 mitragliatrice, invece di sparare proiettili, sparasse delle granate esplosive, perché questo in sostanza fa. E infatti, qua vediamo che nelle statistiche ha decisamente una buona potenza, la stessa potenza del cannone automatico, quindi decisamente impressionante. Allora, in ogni caso, questo veicolo è un veicolo che lui dà ricognizione, decisamente leggero. Carri, vediamo, Liman Russ, proprio il carro base della Guardia Imperiale. Quindi ho uno una versione normale, qua invece ne ho una versione con un armamento migliorato. Di punti ne ho, direi che potrei prendermi uno di questi sicuro. Che un bel carro male non fa. Vediamo artiglieria. Artiglieria molto molto bene. Questo qui dispone di un mortaio pesante da assedio. Un'ottima gittata. Questo qua invece, questo qua ha meno gittata, un pochino meno di potenza, ma la cosa buona è che questi concimi dice che è un'arma da supporto. Vuol dire che quando sparano a un'unità vicino a questa, questa risponde. Non è male, io direi di prenderne uno di questi e prenderne uno di questi. Così ho lungo raggio, supporto il mio bel Liman Russ che mi dà la possibilità di avere un po' più di capacità anticarro. Allora, qui ho fatto casino, vediamo un attimino. Questa è una bombarda, quindi prendiamo anche un Griffon. Ecco qua, ho tutte le mie unità, vediamo un po' come disporle. Allora, mi piacerebbe davvero tanto riuscire a sfondare da questa parte, però so che sarà dura perché c'è un solo ponte di altre unità. Qui dei carichi mi potrebbero aiutare, ma questo ponte non penso proprio che sarà lasciato sguarnito. Magari potrei dire di provare a sfondare di qui e di qua. Allora, metterei un Liman Russ qua che avanza insieme alla Sentinel, poi dopo il mio mortaio pesante da guerra lo metto qui e
il griffon lo metto. Allora, no, metto il griffon di qua e il mortaio da questa parte. Questo perché avendo più gittata, magari da qui puoi riuscire a bombardare un po' direttamente una zona che devo conquistare, mentre gli altri si occuperanno di cercare di avanzare da questa parte e di portare un'offensiva da questa parte con i miei veicoli corazzati. Sono dei veicoli su base chimera, sono varie versioni. E allora, base chimera è in sostanza uno dei veicoli più utilizzati dalla Guardia Imperiale. La Chimera è un APC, un trasporto truppe, e sulla sua base ci sono delle diverse varianti. Questo qua ha in sostanza un lanciafiamme e un mitragliatore bolter pesante, questo un lanciachimica, lancia prodotti chimici che fa la stessa roba del lanciafiamme, ma lo fa meglio, anche se il lanciafiamme è un pochino più digittata, e questo invece ha un pochino di capacità anticarro. Quindi qui sono abbastanza bilanciati, anche se questo veicolo qui, un destroyer, è decisamente meglio come anticarro e purtroppo è in mano nemica. Comunque abbiamo disposto le nostre unità e adesso direi che ci possiamo preparare a fare il nostro attacco. Allora, eccoci, partire con il primo turno e vediamo un po'. Direi prima di tutto di far partire l'attacco da questa parte. Allora andrò più o meno alla cieca perché queste unità non hanno tanto campo visivo, infatti vedono più o meno a due esagoni oltre la loro posizione. Ne vediamo se riesco a fare qualcosa. Allora, come vedete, l'anticarro è decisamente meglio della mia unità e mi fa decisamente più male col fuoco di risposta di quanto gliene possa fare io. Vediamo se avanzando un pochino cambia, che riesco ad arrivare a gittata. No, rimaniamo sempre abbastanza critici come situazione. Allora, un 3 danni a lui contro 6 a me. Vediamo questa unità qua, che magari riesce a fare qualcosa in più. Sì, è decisamente messo meglio con le sue capacità di anticarro. Allora, sento l'audio un po' alto, quindi lo modifico un pochino dalle opzioni. Ok, subirò parecchi danni, però dovrei fargliene di più. Come vediamo, io dovrei eliminargli almeno un paio di unità. Lui me ne elimina un paio anche a me, però siamo in superiorità numerica. Proviamo e incrociamo le dita. Ok, ho fatto parecchi danni. Il problema è che qui c'è un Macarius, questo è un'unità veramente carina, un'unità decisamente avanzata. Sono soltanto in due, ma hanno un armamento di tutto rispetto. Pensate che il Macarius è un carro pesante che è uno dei fiori all'occhiello di parecchi mondi forgia che lo usano per produrre grosse quantità di blindati. Vediamo. E infatti questo sarà decisamente complicato da abbattere. Cosa buona è che queste sono unità che vengono fornite un po' così, giusto per la missione, quindi in teoria dovrei riuscire a cavarmele. Posso anche spenderli, che tanto non mi danno fastidio per andare avanti nelle prossime missioni. Nel senso che le posso usare soltanto per questa missione e poi mi vengono requisite. Allora, cominciamoci a dare da fare per eliminare questo destroyer. Ok, dovrei riuscire a eliminarlo con questo. Vediamo se riesco a fare qualche danno al Macarius. Un paio di danni, cominciamo a vedere che cosa riesco a fare. È andata bene. No, scusatemi, è andata malissimo. Però qualcosa sono riuscito a farglielo anch'io. Avanzando, ho anche visto che c'è un altro destroyer qua davanti. Benissimo. È proprio abbastanza complicato avere tre veicoli antifanteria, tre blindati leggeri che devono affrontare tre distruttori anticarro. Sono tre unità decisamente superiori alle mie, ma magari sarò fortunato, quantomeno sono riuscito ad attaccarli per primo, quindi continuerò a spingere di qua. Allora, da questa parte cominciamo a muovere le mie truppe. Direi prima la Sentinel, così vediamo che cosa c'è in giro. Ecco, già qui c'è un fuoristrada. Vediamo qua che cos'ho. Allora, questo è un altro distruttore, questo un altro distruttore.
Direi che qua posso cominciare a vedere, spostandomi qua dietro, visto che è un'arma che dovrebbe essere a tiro indiretto, forse riesco a eliminarlo senza che lui riesca a tirare su di me. E mi sembra decisamente ottimo. Potrei eliminare questo, oppure potrei iniziare a far tiro di qua. Vediamo cosa riuscirà a fare la mia squadra anticarro. Da qui ci arriva. Partire da questo palazzo, posso tirare un RPG e forse eliminare completamente questa unità con poche vittime. Ok, unità eliminata e un solo fante è stato eliminato in risposta. Molto molto bene. Adesso da questa parte potrei cominciare a tirare di qua. Sto anche pensando seriamente di far ritirare questi e spostare in seguito il mio mortaio pesante. Vediamo prima di eliminare questo e poi vedremo. Vediamo se anche assenti qualcosa riesce a fare. È un rischio che posso prendere. Quindi vediamo se riesco a liberare questo ponte. Molto bene. Mi è stata eliminata una sentinel delle 8 che formano questa unità. Qui però rimane un solo carro ormai fumante e completamente danneggiato che è messo parecchio male. Al prossimo turno dovrei cominciare a fare qualcosa. Quindi la fanteria. Facciamola avanzare. Penso che schiatteranno probabilmente dopo un po' andando avanti, però qualcosa potrebbero fare. Allora, caro Liman Ras, aspettiamo un secondo. E questo qui iniziano a far fare fuoco. Vediamo. Magari posso fare tiro con la fanteria. Riparati da questo cratere, fuori dalla portata del lanciafiamme. Un po' di danni li riescono a fare, quindi tiriamo che almeno. Perfetto. Mentre il veicolo si trovava lì. Una raffica di fucili laser fa decisamente parecchi danni e mi libera da questa preoccupazione. Ora avanziamo con la Sentinel, così riesco a vedere che cosa c'è qua avanti. Ecco un altro Tauros. Facciamo anche qualche tiro di cannone laser. Ok, tirando sono riuscito a eliminare due veicoli dei sette che componevano l'unità. Ora avanziamo anche. Vediamo, facciamo rimontare. Allora, il concina qui mi indica che qua finisce la loro capacità di muoversi a piedi e qui invece quella che viene percorsa utilizzando il loro trasporto Chimera. Vediamo, arrivando qua vicino Chimera abbastanza corazzato dovrebbe riuscire a tirare qualcosa. Infatti riesce a fargli parecchi danni. Apriamo il fuoco, uccidi laser e mitragliatore Bolter. Rimangono soltanto due veicoli ancora in piedi. Possiamo avanzare con questo. Il Griffon che però resterà fuori. E faccio avanzare un po' anche il carro armato Liman Ras. Ok, ho mosso tutto per questo turno. Andiamo al prossimo e vediamo che cosa combineranno i miei avversari. Qua in particolare potrebbe essere preoccupante. Vediamo se loro mi vorranno attaccare e beccarsi anche un po' di fuoco di risposta oppure resteranno fermi a difendere e basta. Ok, qui ho un pezzo d'artiglieria che tira su di me. Loro stanno già tirando su di me. Qua mi è andata abbastanza bene, devo dire. Questa unità invece ormai la vedo messa parecchio male. Benissimo. La tizia mi ha appena avvisato che nello spazio le forze di aeronautica stanno prendendo decisamente scarpate una dopo l'altra, quindi quell'asteroide, scusate, quell'ammasso di detriti spaziali di cui parlavamo non è disabitato, ma sta venendo attaccato. Di conseguenza, i nostri addestramenti hanno decisamente il loro perché nell'andare avanti. Allora, qui vediamo, facciamolo finire questa Sentinel. Poi questo. Bene, la Sentinel non è riuscita a far danni, i colpi sono andati a vuoto e ho subito una perdita. Magari lo facciamo finire alla squadra anticarro. Ecco qua, il relitto di questo carro ormai sparisce dal ponte. Allora, iniziamo con la Sentinel, non di troppo, qui dovrei riuscire a vedere un po' di nemici in più, forse rimanendo. Sicuramente a portata di questo tiro d'artiglieria, però magari posso avanzare col mio e cominciare a fare qualche fuoco di risposta. Vediamo, avanziamo con la Sentinel e speriamo che sopravviva al prossimo turno.
E qua ci sono parecchi nemici belli piazzati. Questo non è proprio il massimo. Allora, le unità di fanteria qui sono abbastanza deboli. Questa è una mitragliatrice abbastanza preoccupante. E questo soprattutto è quello che voglio eliminare a tutti i costi. Direi avanziamo con la fanteria. Avanziamo con questa unità. Non arriverò a tiro di niente stavolta, ma magari al prossimo turno posso cominciare a far fuoco su qualcosa. Di qui magari elimino giusto questo e ritiro un po' le mie forze perché vorrei evitare che vengano massacrate da questo pezzo d'artiglieria. Indietreggiamo. Questo lo posso eliminare. Dopodiché indietreggiamo qua dietro, almeno sarò riparato dai palazzi dal tiro di questi veicoli anticarro. E qua, ma sì, proviamo a fare qualche danno a questo Macarius. Mi è andata abbastanza bene con i danni, ma ho anche subito un po' di fuoco di risposta. Allora indietreggiamo e poi facciamo sistemare per un po' questi qui. Allora, mi rimane questo fronte su cui avanzare. Andiamo, eliminiamo completamente questo Tauros. Avanziamo con la Sentinel, mettiamola qui che è un po' di copertura da questi cespugli. Vediamo quanta roba c'è. Allora, il ponte sembra abbastanza pulito, almeno da questo lato, se non fosse per questa torretta Tarantula che è anticarro, ha due cannoni laser. Quindi i miei veicoli non gli farà certo bene. Però ho della fanteria bella pronta con l'anticarro. Potrei perdere 4 effettivi di fanteria. Però elimino questa bella postazione. Mi sembra un buon compromesso. Ma prima vediamo se magari riesco a tirare con questi, rimanendo fuori dalla portata. Avanziamo con un grifono, col suo bel mortaio. Allora, sono a portata, subisco due danni. Sa che come gittata sì, siamo uguali, quindi rimango portata con questo. Subisco due danni con un grifo. Allora, qui avanziamo con l'Iman Ras. Un po' di fanteria. No, preferisco sacrificare qualche effettivo di fanteria e vediamo un po'. Ok, che è andata meglio del previsto. Sono stati uccisi soltanto tre fanti. E eliminato una bella torretta. Allora, intanto la battaglia per questi ponti continua. Qui la sto decisamente perdendo, qui abbastanza uno stallo, adesso il fuoco di risposta potrebbe essere pericoloso su queste unità, mentre di qua invece mi continua abbastanza nella norma. Dovrei riuscire a prenderlo al prossimo turno, sempre che non compaiono altre unità di qua. Vediamo un po', finiamo il turno e vediamo come va. Come previsto, in questa Sentinel il fuoco di risposta le ha fatto malissimo e ha eliminato completamente l'unità. Di qua invece le mie forze restano abbastanza stabili. Allora, questo qui avanziamo. Da qui forse riesco a tirare qualcosa. Vediamo. Sono questa gittata di 5, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Qualcosa dovrei riuscire a tirargli contro. Vediamo, avanziamo con questo qui. Vediamo un po' che cosa abbiamo. E cominciamo. Perfetto. Con un mortaio pesante iniziamo a far fuoco. Sarà lunga, però magari posso cominciare a lavorarmi questo Macarius. Ne è rimasto uno singolo e tra un po' forse verrà eliminato. Allora, uno singolo, questo non può fare niente. Vediamo se questo riesce. Sì, riesco ad eliminarlo questo turno, forse. Allora, le due unità si scambiano colpi uno dopo l'altro, ma non riescono ancora. È molto importante appunto vedere come questo veicolo, essendo parecchio più corazzato, mi sta in sostanza tenendo sotto scacco tre veicoli più leggeri. E qua dietro c'è un altro pronto che appena mi verrà rivelato, inizierà a subire anche lui i colpi del mortaio. Allora, di qui cosa possiamo cominciare a fare con la fanteria?
Devo eliminare sicuramente il Basilisk che si trova qua dentro, quindi ci voglio portare a contatto la mia squadra anticarro, magari li sacrifico, però cominciamo a combatterci. Vengono fermati. Direi che è più importante eliminare questi che non questi poveracci. Quindi tiriamo contro la torretta. Ok, una salva di fucili laser elimina questa torretta. Ora posso avanzare con la mia squadra anticarro. E questo dovrebbe fare parecchi danni al loro tiro di artiglieria. Un gioco strategico che è molto carino vedere, soprattutto come le varie unità si complementano e vanno usate nel modo migliore. C'è molto il feeling anche del gioco da tavolo per chi lo conosce e per chi lo abbia mai provato. Sinceramente mi piace molto e mi diverte parecchio, anche se è molto semplice, come vedete le animazioni sono molto base, però ha la sua profondità e il suo perché come strategico. Allora, le previsioni di questo tiro mi dicono che dovrei fare un totale di 6 danni, eliminare 3 dei 5 pezzi di artiglieria che sono qua sopra e dovrei avere in fuoco di risposta almeno un fante eliminato. Proviamola. Ok. Hanno fatto un ottimo lavoro. Il fuoco di risposta mi ha ucciso tre fanti, che è andata peggio di quello che pensavo, ma il fuoco fatto da loro ha eliminato tutti quanti i pezzi di artiglieria. Hanno fatto veramente degli ottimi tiri. Quindi qui la situazione si sta mettendo un pochino meglio di quanto pensavamo all'inizio. Se poi riuscirò a sfondare e magari avanzare con la mia squadra anticarro fin qua, potrei anche riuscire a tirare un po' di fuoco sul ponte e a quel punto le mie unità di veicoli leggeri potranno sfondare e arrivare anche loro a unirsi all'attacco. Vediamo come procede da questa parte. Direi mandiamo avanti la Sentinel. Non saprei. Mandiamo avanti il Liman Russ, che è decisamente più corazzato. La Sentinel la faccio avanzare dopo. Ecco qui una bella postazione di artiglieria. Magari gliela faccio distruggere alla mia squadra anticarro che non ha Liman Russ. Ok, tiriamo. Morti altri tre fanti, ma questa unità è stata completamente eliminata. Adesso la Sentinel può avanzare fino oltre al ponte, così vediamo che cosa c'è dall'altra parte. Ok, campo libero, quindi anche la bombarda la faccio avanzare. Scusate, il Griffon lo faccio avanzare qua dietro. E qui sembra che stia andando bene l'offensiva. E mentre partiamo e iniziamo ad arrivare per il quarto turno, vediamo un po' che cosa ci aspetta. Allora, l'obiettivo di questo turno è eliminare finalmente questo Macarius. La Legione d'Acciaio è famosa per i propri veicoli corazzati, per essere una legione, un'armata meccanizzata, e su questo punto si continua veramente a lottare. Questo Macarius mi ha fatto più danni di quanto mi piacerebbe, mi ha quasi eliminato questa unità, mi ha conciato veramente male quest'altra, mi rimane un po' come si deve soltanto questa unità, questo lanciatore di scorie chimiche e acide. E qua dietro ho un altro carro pronto a farmi danni, un altro distruttore laser. Quindi questa unità non si sta vedendo bene. Direi teniamoli qui per questo turno. Mi limito a. Mi piacerebbe riuscire a rafforzarli un po'. Allora, questo qui lo posso rinforzare. Posso far venire rinforzi cliccando quest'icona. Mi costa un po' di punti, però tanto per questa missione ne ho ancora un bel po', quindi direi rinforziamo, riportiamola a piene forze, come riportiamo a piene forze questa. Ok, staranno fermi per questo turno, ma saranno a piene forze. Allora, qui usiamo la mia bombarda per cercare di eliminare finalmente questo. Vediamo se avanzando riesco ad avere un po' più di precisione restando fuori città. Allora, tiriamo e incrociamo le dita. No, anzi, allora facciamo così. Questa la teniamo qua. Questo da vicino non riesce a fare assolutamente una cippa. Benissimo, quindi usiamo la bombarda. Ok, aggiudicato.
E finalmente questo Macarius mi ha sollevato dalle balle. Questo può avanzare, vediamo. Ma si cominciava a danneggiare questo. Subisco un po' di danni, sono in svantaggio rispetto a un distruttore anticarro, però almeno un carro dovrei riuscire a eliminarglielo, anche se ne sacrificherò due dei miei veicoli leggeri. Ok, non è andata benissimo, decisamente no. Sono riuscito a malapena a danneggiarne uno. Il fiato d'acido ha corroso un po' la corazza esterna. Però al prossimo turno la bombarda riuscirà a fare qualcosa. Allora, da questa parte continuiamo l'assalto. Vediamo se riesco a ripulire la trincea magari. Ok, la squadra anticarro tira anche lei. Questa squadra anticarro mi sta dando un sacco di soddisfazioni, quindi direi facciamola avanzare. Prendiamo posizione del forte, che è uno dei punti nevralgici che devo conquistare. Ok, c'è un'altra squadra di fanteria, ma sono 10 e sono meno addestrati e peggio armati di quanto lo siamo noi. Allora, questi facciamoli muovere anche loro qua dentro. Al prossimo turno gli daremo supporto. Cosa buona è che da qui dovrei essere al prossimo turno in grado anche di tirare su questo. Quindi tra la squadra anticarro e la mia bombarda, questo dovrebbe venire eliminato. E di qui potrò fare avanzare i miei veicoli per iniziare a pulire la città e questo forte. Allora, di qua le cose vanno decisamente meglio. Questi gli facciamo prendere il ponte. Qui una sentinel facciamo avanzare fin qua. Iniziamo ad attaccare la strada anche da sud. E qui c'è una piccola armata pronta a farmi un bel agguato. Per fortuna che li ho visti. Abbiamo un altro distruttore laser. Qui abbiamo un veicolo Viverna. Questo è un'unità di supporto, quindi se attacco questa o questo lui mi tira contro. Però qualche danno posso cominciare a fargli con la Sentinel. Direi si può arrischiare. Dovrei riuscire a eliminarne una perdendo due Sentinel. Vediamo un po'. Uno dei loro eliminati e due Sentinel eliminate, quindi tutto normale. Adesso però avanziamo anche con il Monoras, avanziamo con il mio grifone e avanziamo anche con la mia unità anticarro. Allora, il Chimera non è decisamente avvantaggiato nello scontro contro questo Viverna, senza contare che poi ci sarà questo distruttore, quindi direi che lo lasciamo qui. Al prossimo turno farò sbarcare la fanteria e attaccherò con l'anticarro. Passiamo anche questo turno e al prossimo dovrei cominciare ad essere messo in una buona condizione per fare la mia offensiva e chiudere su queste truppe nemiche. Anche perché se riuscirò a ripulire qui potrei riuscire a conquistare l'obiettivo senza dover per forza eliminare tutti questi. Quindi chiudiamo il turno e vediamo come va. Il fuoco di risposta della chimera ha fatto veramente bene qua. Col distruttore laser mi è andata decisamente meno bene. La fanteria si sta muovendo per andare a chiudere e rinforzare la città. Qua sopra il distruttore laser ha riconosciuto la minaccia data da questi. Quindi adesso su questo destroyer andrò a convergere. Ma prima cerchiamo di eliminare questa unità di fanteria. Fanteria contro fanteria. Combattono nelle trincee. Anche se abbiamo la superiorità numerica, non è abbastanza per riuscire a eliminarli in questo turno. Però forse con un po' di aiuto ce la potremmo fare. Non sarebbe mai riuscire a eliminarli per poi spostare la squadra anticarro e fare parecchi danni su questo. Allora, sì, direi che conviene provarla così. 4 eliminati più altri 5. Ok, non è andata come pensavo. Qua in questa trincea si stanno veramente combattendo da distanza ravvicinata. Ci sarà un vero e proprio spargimento di sangue qua dentro. Purtroppo non nessuna delle due squadre fa progressi, si sparano contro, gli unici danni sono arrivati da un tiro d'artiglieria e a questo punto questi, non potendo avanzare, ho due scelte: o faccio
fare qualche tiro qua, sperando che poi al prossimo turno riesco ad avanzare su di loro, o elimino questi qui, oppure potrei avere un'altra scelta, ma è molto pericolosa, piazzarmi qua dentro e con una gittata di 3, 1, 2, 3, tirare sul Laser Destroyer. Vediamo. Molto pericoloso perché i miei fanti anticarro sarebbero completamente esposti in questa piazza, in questo incrocio, e potrebbero tirargli contro sia dalle trincee, trascurando magari quest'altra unità, sia dai palazzi, il che sarebbe molto molto pericoloso. Dovrei sperare a questo punto che questo Banewolf riesca ad avanzare fin qui e a salvarli. Potrei fare anche avanzare l'assedio. Potrebbe funzionare, però è una tattica troppo rischiosa, visto che di turni ne ho ancora parecchi, direi che non mi conviene rischiare. Magari vi faccio un video un po' più lungo, ma mantengo le mie unità in vita. Allora, tiriamo di contro. Vediamo, magari di qua riesco a fare avanzare questo. Allora, qui vedete che è in rosso perché il morale di questa unità è decisamente basso. Quando il morale è basso, diminuiscono le capacità di combattimento, ma d'altronde hanno combattuto in 3 veicoli leggeri contro un'intera ala di veicoli anticarro pesanti, hanno preso parecchi danni e ne prenderanno ancora, perché direi che qua con questo attacco qualcosa subiranno, però pian pianino iniziamo ad avanzare. Ok, distrutto un altro, anzi altri due, rimangono in quattro. Vediamo se qua riesco a fare qualche altro danno col mio cannone lanciafiamme. Ok, piano piano stiamo finalmente riuscendo a fare i nostri danni. Le perdite sono pesanti, tutti questi veicoli qua, vedete, in rosso hanno il morale letteralmente a pezzi, però pian pianino si avanza. Al prossimo turno questo dovrebbe essere eliminato e questi potranno avanzare e fare un po' di danni in città. Quello di cui mi devo preoccupare adesso è qua, e vediamo un po' il mio Lehman Russ qualcosa potrebbe riuscire a fare. Intanto sono anche riuscito a far sparire da questa parte tutto ciò che mi indicava le varie cose. Vediamo se mi ricordo qual è il tasto per farlo ricomparire. Allora, ecco qua, dopo un po' sono riuscito a far ricomparire la mia barra di informazioni. Allora, vediamo, dicevamo, procediamo qua. Allora, questo destroyer io glielo farei eliminare se possibile dalla mia squadra anticarro, ma prima spostiamo un po'. Allora, Lehman Russ può avanzare e da qui cominciare a fare un po' di fuoco. Qui questo gli possiamo far fare fuoco sul grifone eliminandolo. Ok, fanteria la facciamo avanzare. Questi spostiamo di un po' la sentinel qua dentro, così rimane al riparo di questa poca vegetazione rimasta e mi fa vedere un'altra unità di fanteria. Questi mandiamo al riparo di questa vegetazione e da qui posso attaccare la mia unità anticarro. Ok, e adesso Lehman Russ vediamo se riesce a finirlo. Ok, di tutta l'unità ormai rimane un solo destroyer che è completamente danneggiato, fumante, e anche la Sentinel col suo cannone laser dovrebbe riuscire a eliminarlo. Vediamo. Perfetto, unità distrutta. L'avanzata di qui continua, nel turno che viene dovrei riuscire a chiudere. Allora, qui facciamo già avanzare la mia squadra anticarro, così almeno riusciranno a sparare a questo in caso gli tiri contro per rispondere. Questi li faccio avanzare qua nel forte e qui vediamo un po' quali saranno le mosse del mio avversario nel prossimo turno. Ok, tentativo di fare un bello scudo di fanteria. Qui abbiamo subito alcuni danni con questi. Vediamo
Ecco, questi capite perché io li volevo mettere all'aperto i miei, vedete? Sono completamente allo scoperto e questa squadra di fanteria dal forte, nonostante sia sotto attacco dalle altre, riesce a tirare su questi poveracci che sono completamente allo scoperto e vediamo come andranno le cose. Con un minimo di fortuna dovrei eliminare completamente questa unità. Ecco qua, un'intera unità colta allo scoperto ed eliminata. Con questo vediamo se riusciamo, anzi con la squadra anticarro eliminiamo questi ultimi due destroyers, speriamo di riuscirci. Quasi, rimane un solo destroyer ridotto a una carcassa fumante, vediamo se con la mia artiglieria riesco a eliminarlo una volta per tutte. Ok, ha una buona gittata, riesce a tirarmi contro in risposta, ma io a mia volta riesco a eliminarlo. Il ponte adesso è libero per i miei veicoli antifanteria, quindi avanziamo. E qui sto avendo qualche problema dovuto al morale, l'efficacia non è proprio il massimo, ma vediamo. Questa torretta qui ancora mi dà parecchi danni perché è una torretta anticarro e dovrò occuparmene. E il lanciafiamme un po' di danni li fa. Ora che l'ho un po' ammorbidita, tiriamo contro con gli altri, vediamo che cosa si riesce a fare. Questa unità è quasi eliminata, queste dovrebbero riuscire a sopravvivere visto che l'unica minaccia anticarro è rimasta questa. Vedremo cosa riescono a fare sti poveri sfigati, che intanto vengono incalzati anche da queste unità che chiudono su di loro. Il Liman Ras lo faccio avanzare, inizio già a tirare anche su questi nel palazzo. E questi poveretti con semplicemente delle pistole mitragliatrici possono fare ben poco contro un tank che gli tira contro. E qui siamo alle fasi finali dell'accerchiamento. La missione non mi risulta sia andata male. Ho subito la perdita di una sentinel che un po' mi ruga, però era veramente contro parecchia ostilità e adesso non mi resta davvero che fare pulizia in città, prendere il comando di questi due punti. Allora, uno lo mandiamo qui e cominciamo già a tirare. Ecco qui, eliminiamo definitivamente questa torretta, con questi facciamo pulizia. Ancora una volta questi qui che cercano di caricare presi da disperazione vengono fatti fuori in questo incrocio che ormai è ricoperto di corpi, ma dopo tutto è veramente tenuto sotto tiro da varie unità ben asserragliate. Allora, anticarro, spariamoglielo qua dentro, riusciamo a eliminarli così anche loro vanno a conquistare quest'altro punto. Qui avanziamo con il mio Liman Ras, eliminerò l'ultima unità, avanziamo anche con il resto della fanteria. Sì, facciamo fare un tiro anche al grifone che così mi elimina qualcuno qua dentro. L'ultima unità nemica eliminata, qui abbiamo preso pieno possesso della città. Il video è abbastanza lungo, spero vi sia piaciuto anche questo. Io sinceramente mi sto divertendo parecchio con questo gioco di strategia e fatemi sapere se vi piacciono. Io continuerò ad andare avanti perché mi stanno divertendo ed è sinceramente piacevole giocare un pochino chiacchierando anche con voi, proponendovi un po' di gameplay, un po' di materiale diverso. Se vi ha fatto piacere non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su che mi fa sempre parecchio contento e vedremo un po' come andranno avanti le nostre campagne sul pianeta di Armageddon. Vedrò alla prossima missione se proporvela oppure se saltare direttamente quando succederà qualcosa di un po' più carino più avanti. E dal vostro Barbaro un salutone, direi che ci vediamo alla prossima e questo è tutto, chiudo e mi gusto la vittoria anche in questa campagna, scusate, in questa missione.